ritengo un'ottima risposta verso la paventata chiusura dell'ospedale di Ghirarza per quanto riguardava il reparto di medicina, questa che oggi l'assessore con una nota ha voluto darci. Ringrazio per questo l'impegno che ci hanno messo giorno e notte, lo posso garantire, per risolvere questa criticità che sarebbe diventata quasi un'ingiustizia. Tutti i problemi si risolvono passando dall'abolizione della SLA unica. Oggi lei l'ha ribadito. Assolutamente sì, però ribadisco anche che quello che di buono ha portato alla SLA unica, parlo di grandi risparmi che ci sono stati soprattutto negli acquisti, deve essere mantenuta. Quindi una centrale unica di committenza secondo me va più che bene, però è chiaro che territori come Oristano non possono fare a meno di avere la propria ASL e i propri riferimenti nel territorio. A questo proposito ci sarà uno spoil system dei manager attualmente in carica? Sono assolutamente favorevole da sempre allo spoil system. Credo che sia fidarsi di chi dovrebbe amministrare le leggi che noi facciamo uscire dal Consiglio regionale sia la cosa principale. E quindi ritengo che lo spoil system a tutti i livelli deve essere applicato sempre dalla parte che vince. Questa volta ha vinto il centrodestra, che io rappresento in questa sede, e di conseguenza spetterà a noi individuare quelle persone. Entro quali termini è ipotizzabile, soprattutto sui manager Questo, parlando? guardi, è una domanda alla quale non posso dare una risposta. Certo è che l'assessore da sempre ha ripetuto che ci sarà un Stati Generale della Sanità in autunno. Io in autunno mi auguro non il 20 di dicembre, ma magari il 20 di settembre, in modo che questo spoil system, oppure questa attribuzione di incarichi e di responsabilità, perché è vero che le poltrone piacciono a tutti, ma poi bisogna anche sedersi sopra e qualche volta c'è sotto il fuoco.